Gli allenatori dei team internazionali dello sci alpino avevano suggerito alla SIT di Ponte di Legno una modifica alla pista Casola Nera che la SIT ha prontamente messo in pratica. Ed ora la pista è considerata tra le migliori dell'arco alpino per poter effettuare allenamenti di alto livello di slalom gigante e di slalom in preparazione alle competizioni internazionali. È accaduto anche in questi giorni. Ecco dunque i nostri microfoni e le testimonianze di allenatori e atleti. Ma noi possiamo solo ringraziare, ormai è qualche anno che siamo tornati a fare allenamento sia con le squadre di Coppa del Mondo che con le squadre Coppa Europa giovanili. È una pista che con il nuovo ripido iniziale è veramente completa e possiamo ringraziare il comprensorio perché ci dà anche la possibilità di preparare la pista con l'acqua e avere un'indipendenza, quindi è una pista completa. Pista difficile. E riusciamo a lavorare molto bene perché anche il fondo è molto duro, è molto ghiacciato e quindi riusciamo a preparare al meglio anche le gare più difficili dove il terreno anche là rispecchia questo terreno qua. Questa qua è una pista molto bella, il tempo comunque è tenuto, c'è stato qualche fiocco ma comunque condizioni buone e è stato un bel allenamento in vista anche delle prossime tappe, dei prossimi appuntamenti e dei giganti di Coppa Europa. Qua a Ponte comunque ci preparano le piste sempre bene e abbiamo fatto allenamento anche dopo Natale, le condizioni sono sempre ottime, nonostante quest'anno comunque sia un inverno molto nevoso, riescono sempre a garantirci un buon allenamento per le nostre competizioni di Coppa Europa. Bel allenamento, la pista è difficile e è proprio giusto, buono per iniziare a preparare poi le prossime gare che farò Alpe di Siusi, due giganti. Questa è una stazione che ci ha sempre ospitato molto volentieri, noi ne siamo molto grati, ci accorgiamo della preparazione delle piste che è fatta praticamente su misura per noi ed è sempre un piacere tornare. Queste qua sono piste che io e alcuni miei compagni di Bergamo appunto abbiamo vissuto molto quando eravamo piccolini, è una pista anche molto tecnica, molto impegnativa, quindi è sicuramente molto bello tornare a farla e speriamo porti bene. Sempre ottime condizioni, anche se ha fatto una bella nevicata, anche perché quest'anno continua a nevicare ogni settimana quasi, quindi c'è tantissima neve, però siamo riusciti a prepararla bene, quindi anche stavolta ci sono delle buone condizioni, riusciamo a allenarci. Abbiamo tutta la pista per noi, quindi riusciamo a allenarci bene. Damiano, grande maestro, grande istruttore, adesso anche grande master sulle piste di Ponte, perché? Guarda, sulle piste di Ponte di Legno perché prima di tutto hanno una caratteristica, una morfologia di pendio tale da poter fare un allenamento di un certo tipo e ovviamente di dare un valore aggiunto tecnicamente a quello che è la sciata. Non è un po' strano sciare senza aver nessuno in giro, non c'è il pubblico, non c'è nessuno. Sì, è diverso dal solito, però speriamo passi velocemente questo periodo e niente. Tutti abbiamo bisogno che ci sia gente, che tutti che battono a lavorare, che tutti si torni un po' a lavorare più serenità, la normalità c'è bisogno perché comunque così non si può Con andare avanti. fatica, ma si riesce a fare un po' tutto. Sì, spero che prossimamente si possa avere un'apertura un po' più ampliata a tutti, a tutto il settore, ovviamente porterà ovviamente una ricchezza e soprattutto la possibilità di lavorare a tutti. Terminata la preparazione proficua a Ponte, ora gli atleti delle squadre nazionali FISI sono pronti ad affrontare le gare FIS e quelle di Coppa Europa dei prossimi giorni.